Ciao a tutte! Finalmente sono a casa e posso aprire il pacco che mi ha spedito Chiara per lo swap natalizio del gruppo Facebook Scrap Immagina e Crea. E sono abbastanza in ansia e emozionata perché comunque ho dovuto aspettare prima di poterlo aprire. Ora sono qui e lo apro. Ogni tanto dovrò controllare la telecamera perché non ho moltissimo tempo e quindi a un certo punto mi sa che dovrò spegnere, scaricare la schedina e ripartire. Comunque iniziamo. Il pacco è pesantissimo. Io avevo detto a Chiara di non esagerare, ma evidentemente lei ha preferito non ascoltarmi. Il pacco è questo e ora lo apro. Allora, lei già una cosa che mi piace è che ha incollato, attaccato gli indirizzi utilizzando un washi tape veramente bello, punta da qui, ha delle scritte, è molto bello, lo recupererò di sicuro. Poi penso si sia messa d'accordo con Jessica perché questo pacco è super scocciatissimo, a me dispiace sempre rompere la carta, comunque. Ah, premetto che io aprirò i pacchetti con molta calma, me li gusterò e qualcuno che mi conosce già lo sa. Quindi se avete fretta, cambiate video, perché io non ho nessuna intenzione di correre. Allora, vabbè, questo qui mi dispiace, ma si è salvata la parte degli scotch. Altro scotch! Però qua dovrei riuscire. Cioè, praticamente la schedina della fotocamera mi basterà giusto il tempo di aprire lo scatolone. Spero si veda, mi sono messa in un'altra postazione perché il tavolo della camera rossa è inagibile, quello della cucina pure, e quindi sono sul tavolo del salotto. Dunque. Allora, non si vedrà bene il contenuto, comunque adesso io lo metto per terra e pesco i pacchettini. Non c'è un ordine, quindi li pesco come mi capitano. Allora, primo pacchettino, guardate che carino. Io sono molto contenta di essere capitata con Chiara in questo swap, che è il secondo che faccio. Il primo è stato con Angela ed è stato un vero piacere. E comunque sono molto contenta di essere capitata con Chiara perché a me, come lavora Chiara, piace molto. Mi piace il suo stile e mi piace lei come persona, e quindi insomma sono molto contenta. Questo è il primo pacchettino. Bellissima la carta con cui ha impacchettato questo pacchetto, cioè guardate che bella, è bordeaux viola perlato, la tag poi è meravigliosa. Allora, ah, è una busta. Ah, bellissima. Mi ricorda qualcosa questa card? Bellissima. Guardate bene. E dentro c'è qui il suo login. Posso leggervelo? Ah, che bella questa carta di velluto. Questa carta qui, questi motivi neri sono tutti vellutati. Ve lo leggo. Delia, spero che questo pacco pieno di sorprese ti piaccia. Buon Natale di tutto cuore, un bacio, Chiara. Ma assolutamente mi piacerà questo pacco. Molto bella, già la card
È una meraviglia. Poi, questa bustina, molto carina, sempre col washi con cui ha fermato lo spago. Recupero anche quello, assolutamente. Recupero tutto. E qua c'è scritto homemade, viva gli esperimenti. Certo, assolutamente viva. Ma guardate, c'è anche qui il washi. Ah, allora, apriamo con cautela questo così. Sì, hai fatto gli esperimenti anche tu, guardate con la stoffa. Ah, li ha fatti con la stoffa. No, meravigliosi. I washi di stoffa. No, io sono troppo contenta. Guardate che belli. Tutti colorati, io adoro i colori, mi piacciono tanto le carte colorate, tutte le cose colorate. Preferisco i colori decisi. Guardate che belli. Questo zigzag. Un altro zigzag. Bellissimi, brava, io con la stoffa non li avevo fatti. Brava Chiara. Poi, pacchettone, allora, busta, guardate che belli i babbetti che ci sono su questa busta, e qui su questa tag noi amiamo riciclare, noi amiamo il riciclo, assolutamente, io poi soprattutto. Quindi questo pacco sarà sicuramente una meraviglia. Wow, ma io ogni volta che apro guardate cosa trovo, washi tape ovunque. Anche questo da recuperare. Allora, ve l'ho detto che avrei aperto i pacchettini molto lentamente. Ok. Cioè, qui vive il riciclo a partire dalla busta. Dunque, un pezzo per volta. E vai, gli Harmony. Vanno giusto bene per lo scrap, perché non si possono leggere gli Harmony, vanno ritagliati. Fantastico, anche un po' ingiallito, perfetto. Quel meraviglioso desiderio. Un altro! La segretaria del pittore. Magari questo lo leggo, ma la segretaria del pittore. Un sacco di Harmony per vendetta e per amore. Bellissimi, io li uso parecchio i libri un po' ingialliti per le mie cosine. Wow, stoffe, guarda che bello. Devo ancora fare un mini, ed è una cosa che è lì che mi gira nella testa, solo di stoffa. Mi sono proprio proposto di fare un mini solo utilizzando la stoffa per le pagine, quindi queste stoffe vanno giusto bene. Wow, anche il raccoglitore già si può riciclare pure il raccoglitore. Si svita.
Guardate, ah, pelle! Non ci credo! Le copelle! Le copelle questa qui, no? Sì, le copelle, no, non ci credo! È bellissimo, a partire dalla rilegatura. Cioè, io volendo posso fare proprio un mini di pelle, usando già le pagine così. Bellissimo. E questo. Cioè, allora, guardate lo washi. Con le note. E questa è praticamente un tessuto retato plastificato. Perfetto anche questo. Mamma mia, come mi divertirò. Bellissimo, il pacco del riciclo super fighissimo. Assolutamente. Pacchettino con scritto sulla tag il tuo amato Bordeaux. Ora snodiamo tutto. Io devo sempre tenere sotto controllo il tempo. 2 minuti ho ancora, poi devo fermarmi, neanche un minuto. Mi sa che lo dovrò fare a più riprese questo video, visto la quantità di pacchetti che ci sono dentro lo scatolone. Allora, quasi quasi io, prima di aprire questo, mi fermo, scarico la memory card e ritorno. Ok, rieccoci. Dunque, eravamo rimasti a questo. Non riesco a sfilarlo. Tagliamo. Colore acrilico, Brunello Wine. Bello questo colore. E io gli acrilici li uso, quindi questo va benissimo. Poi scatolina. Allora, questo lo taglio però, se no veramente qui mi tocca spegnere 100 volte. Scatolina con incartamenti. Non lo sentite voi, ma è profumatissima. Candelina. Un'altra candelina. Queste andrebbero bene per le cene a lume di candela, ma qui bisogna trovare la materia, però, la materia prima. Altra candelina. Eccole qua. Grazie. Poi. Enorme, io non voglio immaginarmi, ma me lo immagino. Sempre col washi qua, il washi qua, cioè mi hai praticamente donato un rotolo di washi. Qua dietro? No, qua dietro no. Allora, spero ti piacciano. Io le ho prese uguali anche per me, come hai visto. Qua mi sa che si va di carte. Dalla dimensione del pacchetto e da quello che scrive, potrebbero essere carte. Non mi immagino. No, quelle che hai preso tu! Quelle che hai preso tu!
Io le ho viste quelle che hai preso tu, non mi dire. Ragazzi, mamma mia, mi soffoco dall'emozione. Guardate cosa mi ha regalato! Ma sei matta! La carta della... Ah, ma... Allora, un attimo, manteniamo la calma. Cioè, dentro ce ne sono altre! Allora, questi sono il bonus. E sono quelle in il Basil in tinta unita. Sempre strautilissimo. Woolcraft. E poi guardate la carta della Graphic 45 Old Curiosity Shop. No, è fantastica. Mamma mia. Chiara, ma sei matta. Queste carte costano un occhio della testa. Wow. I maiali! Piggy fly. No, pigs fly. Quando i maiali volano, when pigs fly. No, è fantastica questa carta. Poi voi dovete sapere che a me non piaceva tanto all'inizio la carta della Graphic 45. Da quando ho fatto l'agenda con la carta ABC Primer, ha iniziato a piacermi veramente un sacco. È bellissima questa qui. Wow, Chiara. Cioè, io ho un sacco di cose da fare, un sacco di progetti, non ho il tempo, mi manca sempre il tempo. Ah, oh, è fantastico. Guardate le piume di pavone. È bellissimo, grazie veramente. Cioè, non... è un regalo esagerato questo qui. Bellissimo. Poi, io sto aprendo anche troppo velocemente. Handmade part 1 è sempre il washi. Riuscirò a stilarlo così? Sì. Già mi piace, già mi piace. Guardate che meraviglia! Allora, la rilegatura giapponese com'è quella che le ho fatto io nella sua card? Fotoalbum. Qui hai usato il tuo nuovo strumentino per scrivere album. No, è bellissima la slice, qua sicuro la slice. E poi guardate questa clip gigantesca dove ha legato questo fiocchetto. Quindi apriamo. No, è bellissima questa clip. Anche la carta è molto bella. Guardate che meraviglia. No, a me piace un sacco lo stile di Chiara è fantastico. Mi piace tantissimo come crea i suoi progetti. No, è bellissimo, questa carta è stupenda. È bellissimo. Poi è molto bello il timbro con cui è scritto foto. Meraviglioso, meraviglioso. Bellissimo, Chiara, veramente. Molto molto bello. Mi dispiace che con questa luce si veda poco, ma è bellissimo. Ti ruberò sicuramente l'idea. Veramente bello. E
questo era l'Handmaid Part 1. Adesso c'è l'Handmaid Part 2. Andiamo avanti. Pensavo che dopo il numero 1 ci fosse il numero 2, ma c'è questo. Un po' di attrezzatura base serve sempre, sicuramente. Sì, due rotoli di washi tape me li recupero di sicuro. La busta del pane anche. Allora, tiriamo fuori una cosa per volta. Tag! Un sacco di tag! Che sono le stesse con cui tu mi hai fatto le tue. Tag sicuramente servono sempre. Tamponi per applicare gli inchiostri. No, che belli, non ce li ho. Infatti, me li sto facendo. Cioè, ho praticamente. Mi sto organizzando per farmeli. Homemade anche questi. Wow. Questi non li avevo. Ed ero quasi quasi tentata di comprarmi alla Fiera Milano. E ovviamente anche l'applicatore. Bellissimo, Chiara, grazie. Io che adoro i distress. Questo ogni tanto l'ho addocchiato, ho detto ma lo compro, no, non lo compro, sì, lo compro, no, non lo compro, non l'ho comprato. E me l'hai regalato tu. Timolf, sei la nostra rovina. E la colla! Perché io ho il collone. Ho il pistolone di colla, ma non mi ci trovo tan granché bene. In realtà preferisco questi, sono più maneggevoli. E poi, comunque, quando vado in giro nei miei viaggetti, non è che mi posso portare il pistolone. Questo è perfetto. Grazie mille. Wow. No, ma gli applicatori dei distress, una figata incredibile. Poi. Materiale vario, parte seconda. Washi, washi, washi. La bellezza dei washi è che li stacchi e li puoi riattaccare. Quindi, no, belle le fibre. Ah, io te ne ho mandate un po' così, ma di questo colore non ce l'ho. Fantastico. Di quelle con i pallini, questo verde di varie tonalità e più il blu. Cerniere, nastrini, wow. Mamma quanta roba, guardate. Cerniere. Devo provare a fare i fiori di Mary. E nastrini, questi con le cuciture così poi a me piacciono tanto. Questo è un blu. Questo è un rosa con le cuciture bianche. E qui. Ah, che bello questo! Che morbido! Zigzag, che è un'altra tipologia di nastri che a me piace molto. E questa fettuccia rossa. Bellissimo. E poi c'è qualcos'altro di morbido. Ah, il pizzo nero. Che anche se io in realtà i pizzi, insomma, non è che ci vado proprio pazza, ma per certe creazioni, soprattutto il pizzo nero ci sta. E quindi è bellissimo, io devo aprirlo. Anche questo cordino con cui l'hai legato. Guardate. Bellissimo, sicuramente materiale molto utile, però veramente troppo, Chiara. Hai esagerato.
Allora, facciamo spazio per il prossimo. Poi, mamma, ma quanti pacchetti ci sono qua dentro? Ma che esagerata. Ancora! Materiale vario part 1, ma io, allora, scusate, materiale vario part 2. Un po' di... Va bene, materiale vario parte 1, io aperto parte 2. Scusa Chiara, sono andata un po' in disordine. Anche qua è pieno di roba, non ci credo. Oh, che belli! Ma che belli! Cosa sono? Cioè, cosa sono? Qual è la loro origine? Sotto bicchieri? Sono bellissimi, poi si possono togliere un sacco di strati. Wow, non li avevo mai visti. Rossi e questo bellissimo verde turchese. Ma che belli! È una novità. Poi, fiori! Quanti? Tinta unita e fantasia. Guardate questo, che bello. Ah, vorrei farveli vedere tutti, però se tiro fuori tutto ci metto una vita. E la memory card non è che mi stia aiutando più di tanto. Che grossi questi. Guardate che grossi. È piena questa bustina di fiorellini di tanti colori, di tante dimensioni, di tanti tipi, in tinta unita e in fantasia. Wow, io con i fiori ci vado a nozze. Bellissimi. Mamma, non c'è troppa roba. Ah, questi li hai fatti tu. Mamma, io mi entusiasmo per le cose fatte, create, guardate che belle. Hai usato il quarto Harmony? Tutti questi fiorellini fatti con le pagine del libro e distressati. Wow, belli. Così. Ci sono anche dei cerchietti, io poi assemblerò tutto e farò i fiori. E poi ci sono... Spruzzati, sembra tipo un glimmer perché ha un effetto un po' perlato. Belli, 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 belli. Guardate quanti, anche tu devo dire che ne hai fatta di roba. Wow, che belli. Ci sono fiorellini e cerchietti nei due colori. Bellissimi. Questo è un altro colore che mi piace molto, oltre al bordeaux, questo verde, non so bene come definire, verde petrolio, verde, non so bene come definirlo, è un colore che mi piace molto. Poi, queste clip metallizzate, no, fantastiche. Poi io le clip le uso molto come abbellimenti, no? Ma sono bellissime. Rosse, verdi, viola e questo blu verde. Bellissime. Grazie. Mi piace un sacco la roba che mi hai mandato, Chiara. Veramente, mi sto emozionando per ogni pacchetto. Allora, questo lo metto sulla poltrona qua di fianco perché sennò non... Non mi sta tutta questa... Cioè, non sono neanche arrivata a metà, ragazzi. Anche se poche, sempre utili. Ma, anche se poche. Mi sembra che...
ce ne sia già abbastanza di roba. Oddio! No, Nokia! No, che belle! Pensate che qua. Allora, questa è una figata! È quella che ti sei comprata, che figata! Guardate solo! È bellissima! Poi sulla carta craft rende benissimo. È troppo bella! L'ingranaggio! No, questa mi devi dire dove l'hai scovata, questa qui. Bellissima la mongolfiera che hai messo nel tuo lavoro. Chiavi. Ma questo è poi uno stile che io impazzisco per questo stile con orologi, ingranaggi. Guardate che bello questo. Qui c'è l'orologio e l'ingranaggio insieme. Oh, che figata! Uccellini, coccinelle, che belle! Ricci, ricetti, uccellino, scrittina, un'altra mongolfiera. Chiavi, anche le chiavi le adoro. Chiavi, chiavetta, un'altra mongolfiera. Le dita, questo è bellissimo anche con le dita. Oh, che bello! Letterine. No, se mi sentono i miei vicini mi pigliano per pazza. Ah, che carino questo! Ma che belle, che belle! Che belle! Ah, che bellino questo con le borse della spesa. Un altro ricetto. Scritte, macchie, belle le macchie. Le impronte digitali. No, ma tu mi devi poi fare la lista di tutti questi timbri. Che cosa sono? Wow, le impronte digitali sono fantastiche. È vero che basta intingere il dito nell'inchiostro e viene un bel timbro di impronta digitale, però i metri sono un'altra cosa che mi piacciono tanto. E meno male che erano poche. Guarda qui quante. Figura 1, figura 2, figura 3. No, ma sono strepitose queste timbrate. Ingrana. No, questo cos'è? Un pezzo di. Che carine. Orologi, bellissimo, bellissimo, guarda che belle anche queste mani, farfalline, questo è strepitoso, questo qui con le ali, ma che bella, ma che bello, thank you, grazie Chiara, veramente, ma questo cos'è? Questo è un bel ritaglietto. Ricetti, figura 2, no, fantastico! Fantastico davvero. Allora, le rinfilo qua dentro. Poi. Handmade Part 2, eccolo qui, era sommerso sotto tutto il resto. Handmade Part 2. Vai, chissà che bello, se la parte 1 era quella meraviglia, mi immagino questo, che cos'è? Allora, questo riesco a sfilarlo, riesco a sfilarlo, riesco a sfilarlo. Ci credo, guardate che roba! Guardate che bello! E il calendario. Ah, che meraviglia! Anche questo devi dirmi dove l'hai preso.
Bellissimo anche questo border punch. Guardate che bello. E questo. I mini post-it a quadretti con la clip. No, è fantastico questo lavoro. Bellissimo, sì, che mi mancava il calendario, me lo piazzo proprio sopra il tavolo nella mia stanza scrap. Bellissimo, Chiara, è meraviglioso. Io questo voglio sapere dove l'hai preso. Brava, 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 brava. A tutti i miei più sinceri complimenti. Bravissima. Andiamo avanti. Chissà se ti piacciono, spero di sì. Ma secondo te? Mamma mia, quanto washi non ci fosse. Scusate, mi sembra una deficiente, però. Dai, non voglio rompere, dai. Esci, no, mi tocca staccare anche questo. Fiori secchi! Che carini! Che carini! Ma bellissimo! Ah, non fanno dalle mie parti. A Biella. Vicino a casa mia li fanno. Che belli! Sì, questi vanno sempre bene. Per le creazioni un po' più da. Non so, ad esempio, per una creazione per la mia mamma andrebbero benissimo. Poi. Sono quasi alla fine e per fortuna perché Chiara. Da alterare! Allora, per me che sono un po' alterata, le cose da alterare sicuramente scattano a pennello. Cioè, ma quante ce ne sono da alterare qua dentro? Oh, che bello il cuoricino! Guardate, non lo levo perché si vede anche da qui, questo bellissimo cuoricino di legno con la catenella. E in effetti stavo giusto giusto pensando di farmi una targhetta da attaccarmi alla porta di casa, così, per personalizzare anche un po' l'ingresso. E questo potrebbe essere, ad esempio, un'idea. Wow, la scatolina. Aspettate che. Questo lo apro perché dentro mi sembra ci sia qualcosa. Guardate che bella. Peccato che il progetto per il concorsino di Mary l'ho già iniziato, se no queste sarebbero stati sicuramente. Ma che bello, c'è la sorella. Wow, che belle. Ah, questo con gli scomparti. Bellissime. Bello, 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 bello. Ma un sacco di cose da fare. Bello, bello, bello. E poi veniamo all'ultimo pacchettino. Bello grosso pure questo. Della serie. No, lei ha scritto. Della serie. Oramai più senza. Ora mai più senza, un po' di scorta ci vuole. Cosa sarà? Buste! Buste, sacchettini di cellophane. Buste,
Buste rosse, buste blu. Buste classiche. Ah, che belle queste grosse così. Bellissime, 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 bellissime. Ah, grazie Chiara, veramente grazie. Mi piace un sacco tutta la roba che mi hai mandato, ma in particolar modo mi piacciono le tue splendide creazioni. Tutto, 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 tutto. L'attenzione con cui hai fatto pacchettini, l'attenzione che hai messo nella scelta delle cosine da mandarmi. Veramente, cioè, non vedevo l'ora di aprire il pacco oggi. Ti assicuro che aspettare 6 ore è stata una tortura. Però è stata sicuramente una tortura ben ripagata perché io sono felicissima di tutto quello che ho ricevuto. Tu hai esagerato, lo sottolineo. Cercherò di fare buon uso di quello che mi hai mandato e grazie. Ti mando tanti baci e spero che, come è successo per Angela, questa occasione, questo swap sia appunto l'occasione per iniziare una nuova amicizia. Spero di poterti conoscere presto di persona. E che dire, continua così, perché il tuo entusiasmo nel lavoro, nel fare scrap in questo bellissimo hobby è veramente. Non so neanche cosa dire. Sono così felice che mi mancano le parole. Grazie Chiara, veramente, grazie mille. E grazie a Mary per l'occasione, per l'ennesima occasione che ci ha offerto. Ciao ciao, ora mi riguardo tutti i pacchettini. Ciao 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 ciao.